Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, a condividere i miei video per far sì che il canale cresca un pochino, e naturalmente a lasciare un like e a commentare. Ciao a tutti, seguitemi. Eccoci qua, ho preparato i tre tipi di farina. Eccoli qua, trovate le dosi all'inizio in descrizione. E procedo per un'autolisi, lascerò in autolisi un'oretta, quindi ho messo più della metà dell'acqua. Quando la farina è tutta bagnata, copro e lascio in autolisi. Dopodiché procedo, farò questo impasto a mano, quindi metto la pasta madre, la peso naturalmente. Se volete usare i licoli, fatelo, ne usate un pochino di meno, mettendo di conseguenza meno acqua, ma un tantino di meno. Potete anche andare ad occhio senza stare lì a fare quella procedura di conversione, perché tanto anche ad occhio. Si vede, mettiamo leggermente 10-20 grammi in meno di acqua. Anche perché l'acqua, dico questo perché l'acqua, a seconda delle farine, non è che deve essere precisa come quella indicata dalla mia ricetta. Quindi dobbiamo comunque regolarci un pochino ad occhio. Bene. Giro con un cucchiaio. Quindi ho messo la pasta madre e ho messo l'acqua, ne metto un po' per volta, ne lascio un pochino per il sale. Quando aggiungo il sale, metto ancora l'altro goccio di acqua che ho lasciato. E qui vediamo subito l'impasto perché se serve, se lo sento un pochino duro. Allungo un pochino, metto altri 10 grammi di acqua, non succede niente durante quando sto impastando, eh. Una volta impastato poi basta. Continuo così con il pugno. Io farò tutto a mano, ma se voi volete potete procedere tranquillamente con la planetaria. Allora, adesso qui vedrete una mano che non è la mia perché mi sono fatto aiutare da mio marito. Sapete che ho sempre il problema alla spalla che mi fa un po' male, però insomma, alla fine ho visto che non ha capito bene come impastare, quindi poi ho tolto tutto ed ho continuato io. Anche perché la mano deve essere un pochino bagnata per non far attaccare l'impasto. Va bene, diciamo che va bene. Poi lascio riposare un po' l'impasto, almeno un'oretta, coperto, e procedo così ancora con qualche piega. Questo passaggio lo faccio per due volte, magari con una mezz'oretta di distanza tra l'uno e l'altro passaggio. Bene, una volta coperto lo lascio, pulisco anche la ciotola, lo lascio adesso 2 orette, passate le 2 ore all'incirca, non è che dovete essere così precisi, vedete l'impasto si è adagiato e faccio questa cosa qui, queste pieghe così, alzo, piego e a questo punto lo copro e lo lascio lievitare all'incirca 4 ore. Bene, una volta lievitato, allora il tempo di lievitazione naturalmente varia perché cambiando la stagione i tempi sono più corti, adesso fa freddino, quindi in tutto avrà lievitato dall'inizio 5 ore, però questo è molto variabile.
E allora, quindi ho fatto diciamo una preforma delle pieghe senza lavorarlo tanto, l'ho arrotondato un pochino così, poi ho coperto e l'ho lasciato un'oretta. Quando lo vedo un po' rilassato, procedo, a questo punto procedo senza fare pieghe, niente, procedo direttamente a formare il filone di pane. E voglio mettere dei semini proprio appunto per dargli quel sapore pasquale, dei semini di anice. Non ne metterò molti. Però questo a piacere vostro, se vi piacciono di più, mettetene di più, poi li metterò ancora sopra una volta formato. Quindi ne metto pochi proprio per dargli appena il profumo di anice. E proseguo per la formatura. Faccio un filone, voi se volete potete fare una pagnotta come volete. A noi non piace il pane troppo mollicoso, quindi farò un filone di pane. Ok, faccio così. E lo chiudo. Ok, rimane abbastanza morbido. Allora, adesso lo metto a lievitare in un cestino, però voglio che sopra ci rimangono attaccati dei semini, quindi li metto qui sul piano, così si appiccicano bene. Ancora, ecco qua. In questo modo rimarranno attaccati anche durante la cottura. Insemolo il cestino. Scusate, non avevo tolto il rumore di sottofondo e quindi lo metto sul cestino con la chiusura dalla parte sopra. Qui ci sono ancora un po' di semini. Ecco. E metto un po' di semola sopra, giusto un pochino. E questo andrà a lievitare in frigo perché sono arrivata la sera, quindi se lo lascio troppe ore fuori mi passerebbe di lievitazione. Per rallentare la lievitazione lo metto in una busta, lo copro intanto in una busta di cellophane trasparente e in frigo fino a domani mattina. Quando lo tirerò fuori, aspettando che si scaldi, che il forno vada a temperatura, lo tengo fuori. Bene. E ho preparato la pala con la carta forno, metto un po' di semola sopra e poi farò qualche taglio, lo accarezzo. Mi piace tantissimo accarezzare il pane quando è lievitato. È veramente bello, lo sento mio. Scusatemi, pensavo di aver avviato la registrazione per il taglio, invece mi sono accorta che non ha registrato. Sapete che faccio tutto da sola, quindi la prossima volta magari ve lo farò vedere. Ho fatto questa spiga e poi ho tagliato. Ecco, vabbè, la prossima volta vi farò vedere anche il taglio. Vedete, non ci sono molti semini. Quindi appena il sapore dell'anice, che è buonissimo e molto adatto per la Pasqua. Quindi faccio scivolare dentro la teglia che ho in forno già bollente. Il forno, come al solito, a 250 gradi con due spruzzi di vapore iniziale. Se non avete il forno a vapore, mettete un pentolino, lo togliete dopo 20 minuti, 15 minuti, 20. Oppure spruzzate con lo spruzzino. Ed eccolo qua. Vi metto in descrizione poi il procedimento per la cottura. E prima di tagliarlo, naturalmente lo faccio raffreddare un pochino, almeno 1 ora, 2 ore. Ok.
Anche se ho messo pochi semi, si sente il profumo che ha invaso la casa, dei semini e della farina buona naturalmente. E adesso vedete, ho messo una griglia sotto per farlo raffreddare meglio, oppure metterlo in piedi. E procediamo con il taglio, così vediamo l'interno, che è sempre una sorpresa. Eccolo qua. Sì, direi che è venuto bene anche qualche buchino, un pochino di troppo, forse non ho chiuso bene, però è molto bello. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un like e condividetelo con gli amici, naturalmente. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!